Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Qui ci troviamo nella semiperiferia di Milano. Questo è un appartamento di 85 metri quadri. La richiesta è 320.000 euro. Nell'ultimo periodo abbiamo notato una leggera diminuzione della domanda per gli appartamenti a Milano. Questo è dovuto anche a un aumento dei tassi di interesse. Questo è l'andamento dei tassi di interesse della BCE. A settembre c'è stato un ulteriore rialzo dei tassi di interesse che hanno raggiunto adesso il 4,5%. L'aumento dei tassi, sì, spaventa i milanesi. Ovviamente chi è in sofferenza è la classe media, perché si vedono aumentare la rata. Invece gli investitori non risentono di questo problema, perché dovendo fare una piccola parte di mutuo o non dovendo farne, non hanno questa problematica della rata. Chiaramente con la richiesta di mutui almeno 40% e un mercato che invece scende solo del 17%, l'acquisto di immobili è finanziato in modo diverso. Sul mercato quindi adesso ci sono sicuramente più investitori, d'altra parte la classe media in questo momento di tassi molto elevati sta attingendo molto di più ai propri risparmi. Se guardiamo a Milano, i prezzi degli immobili sono più alti del 40% rispetto a 20 anni fa, anche il volume delle compravendite è significativamente più alto. Però c'è anche da dire che Milano è una città cambiata, forse anche poco corretto compararla con la Milano di 20 anni fa. E anche in questo caso difficile dire se c'è una bolla immobiliare o meno. Diciamo che Milano in questo momento è il fulcro dell'economia. Se dovesse crollare il mercato di Milano, ne risente poi anche il mercato italiano.